Buon lunedì, eh? Buon lunedì, sentite come viene? Va? Sarà buon lunedì? A vederlo così? No, per niente. Però c'è una cosa di buono, che perlomeno iniziamo questa settimana con la seconda posizione, anche se di minima distanza da Gobbi, che non sono riusciti a controbattere, però ce la godiamo. Nonostante il gioco che è latitante, zero idee, l'unica buca difensiva che hanno fatto quelli dell'Empoli, abbiamo approfittato con l'inserimento di Okafor per Pulisic, e poi dopo abbiamo amministrato male, secondo me un po' troppo, andando a soffrire un po' troppo. Una di lì secondo me ci sarebbe stato leggermente meglio in campo per manovrare un po' più il pallone, ma va bene, è andata bene, quello che conta è la vittoria. Bisogna farcela andare bene così e non lamentarsi troppo, perché sennò siamo snob, capito? Siamo diventati degli snob. Siamo degli snob perché non ci si ricorda come eravamo. Io me lo ricordo, ma io me lo ricordo da quando sono venuto al mondo. Mi ricordo chi eravamo, cosa siamo stati. E vedevo ora, nonostante le vittorie, che poi vabbè, è la cosa che conta. Però anche a risbadigli e poi brividi finali, con rischio di annesse bestemmie, perché c'è stato anche quello, e però Ari ci ha voluto di bene. E ora questa vittoria, eravamo più sereni anche per posizioni Champions. Adesso testa sgombra e concentrata per Praga, perché giovedì sarà una battaglia, perché quelli sicuramente ci aspetteranno un coltello tra i denti, non stanno a fare le figurine. Per quanto riguarda, allora, c'è stato poi l'esonero, qui ogni domenica sempre peggio, episodi sempre più gravi di antisportività, di violenza in campo, di atteggiamenti che poco hanno a che fare col mondo sportivo. Aversa, poi mi sono comunicato alla società, ha deciso di esonerarlo, facendo bene, è giusto così. Perché c'è chi ha detto ma 9 giornate alla fine, 5 giornate alla fine non lo può mandare via. Eh no, sì, cari, qui nessuno deve essere intoccabile. Da qui in avanti, se vogliono dare buon esempio e pretendono che la gente, ma allora quelli che sono in campo per primi devono rigare dritto, ed è giusto, esonerato e via, troveranno un altro allenatore. Tanto peggio di così penso che possa fare poco. No, perché sennò qui tutte le volte monte di chiacchiere, tante chiacchiere, e poi quando si va a stringe non paga mai nessuno. E ora invece è l'ora che paghino sta gente, tutto lì, è l'ora che paghino e che prendano provvedimenti, che tra l'altro secondo me dovevano fare, aver fatto la stessa cosa con Juric e compagnia bella, perché se no te un buon esempio non lo dai, niente. Che in Italia vediamo sempre meno gioco del calcio e sempre più risse, minacce, insulti, ma non mi dite che roba è, che è, che sport è, via. Ora mi dà pensiero, mettiamo uscire dalla macchina, che mi rimollo, vaffanculo. Abbiamo sembra che il nuovo DS sia un americano che si è occupato anche dei Clippers, del baseball, poi di che. Ora non so, poi magari come DS che l'ha scelto Ibra ci sa che sia buono, però ora così a primo impatto capite bene che dico, ma che sto il mondo del calcio europeo, soprattutto italiano, che ci incastra. Cioè, però anche lì dobbiamo dar fiducia, dobbiamo essere ottimisti, no? Visto che dicono di essere ottimisti, vediamo un po', capaci che lavorerà bene, che lavorerà per il bene della maglia, portando rispetto alla nostra storia, ai nostri colori, ma intanto poi siamo sempre lì. Il miglior mercato che si possa fare, e qui ve lo dico un'altra volta e lo ripeterò all'infinito, il miglior mercato che la società AC Milan, la società più decorata nel mondo italiana,
è quello di trattenere i top che hai, i migliori giocatori che hai, che sono richiesti. Il miglior segnale per il mercato e per attirare anche altri giocatori, altri elementi, è dare un segnale forte così, perché se viene smantellata e perdi la progettualità, allora capite che va tutto a farsi friggere. E io la penso così, poi ognuno la pensi come gli pare, se ci sono più fior di intenditori. E comunque, ragazzi, godiamoci questa seconda posizione momentanea. Ricordiamoci che noi dobbiamo tenere duro fino alla fine, perché abbiamo l'Europa League, se andiamo avanti, e più mantenerla sarà tosta, ma ce la possiamo fare. Poi è inutile sento dire, ma tanto che differenza c'è a seconda e terza posizione? La differenza è che a seconda posizione c'hai un posto d'onore, innanzitutto, e poi innanzitutto e soprattutto arrivi davanti a quei gobbi, a quei gobbacci patteggiatori, va bene? Ecco qual è l'importanza. E metti le cose in chiaro per la prossima stagione, capito? Devi far così, punto, non c'è altre cose, se no sempre si chiacchiera, ma non si arriva mai al punto. Ciao, ci vediamo prossimamente, qui continua a piove, no, all'ammollo e via, su, ciao ragazzi.